Hai anche tu un sogno nella mente, ma non riesci a trovare il modo di realizzarlo? Bene, allora parliamo di azioni. Quali azioni potresti intraprendere per realizzare questo tuo scopo? Che già così non è molto ben definito, ma intanto già ce l'hai ed è già qualcosa. Per esempio, potresti imparare a suonare ad orecchio, formare una band, trovare le persone che ti aiutino a formare questa tua band e poi cercare il successo attraverso la scrittura di canzoni e bussando a tutte le porte delle case discografiche, facendo i concorsi televisivi, non televisivi, pubblicando le tue cose. Magari potresti diventare famoso come batteristi di band come i Rolling Stones, U2, i Pink Floyd o altre che magari hai in mente tu. Oppure potrei farti un altro esempio: potresti decidere di diventare un freelance, cioè uno detto turnista. Il turnista sarebbe quel tipo di musicista che presta la propria opera, il proprio servizio a chiunque lo paghi. Quindi potrebbe capitarti di registrare in studio un disco per qualcuno, poi andare in tour con qualcun altro, sostituire qualcun altro, suonare in un'orchestra televisiva, eccetera eccetera, ma non sei legato per forza a una band, sei tu l'imprenditore di te stesso. Terza opzione, potresti scegliere di diventare un insegnante professionista facendola a tempo pieno, per esempio aprendoti una scuola tua, oppure facendo lezioni private nel tuo studio, oppure prestando il tuo servizio nella scuola di qualcun altro. Bene, analizziamo queste tre situazioni. Beh, la situazione A è sicuramente la più veloce da ottenere, perché non devi studiare per anni il tuo strumento, conoscere tutti gli stili musicali, saper leggere una partitura, avere un'efficienza tecnica molto elevata e avere una preparazione, insomma, di altissimo livello. Perché? Perché una volta che ti sei formato la tua band sulle tue caratteristiche, poi continuerai a portare avanti quel discorso su quel stile, genere lì. Non è che le band, una volta che fanno successo in uno stile, poi cominciano a cambiare stile a destra e a sinistra, è molto rischioso. Quindi di solito si rimane nello stesso ambito. Una band rock rimane nell'ambito rock, una band funky rimane nell'ambito funky. A volte si inquinano, ma diciamo che nella maggioranza dei casi, scelto un percorso, si va avanti dentro quel percorso. E allora che cosa devi fare? Devi cercare le persone che la pensano come te, quindi formare una squadra, un team, scrivere le canzoni, arrangiarle, registrarle, portarle a qualcuno e sperare che qualche casa discografica ti faccia firmare un contratto. Oppure potreste partecipare a un talent televisivo in modo da farsi vedere, esporsi al pubblico e insomma iniziare una carriera in questo senso e tentare almeno di tenere unita la banda per almeno 4-5 anni, altrimenti quello che ti rimane in mano è veramente poco. Ma vorrei metterti in guardia da cose che ho visto succedere già tante volte e magari te ne sarai accorto anche tu. Per esempio, avrai visto qualche band che all'improvviso esplode sul mercato, in televisione, in radio, con qualche pezzo, fa uno, due album di successo e poi, dopo due o tre anni, la band si scioglie e, guarda caso, continua la carriera solo uno, il cantante. Ok? Il batterista di quella band che fine ha fatto? Spesso nessuno lo sa e, se indaghi, magari scopri che si è trovato un altro lavoro al di fuori del campo musicale. Perché? Perché non era preparato a rimanere in quel circuito e formare o un'altra band o farsi assumere in un'altra band, unirsi a un'altra band che magari non fa quello stile lì, ne fa un altro. Quindi lo stile di quel batterista avrebbe dovuto mutare, oppure avrebbe dovuto avere una preparazione tale per poter entrare facilmente in un'altra band o in altre band.